Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Parliamo di Youth League e del Manchester United che batte la Juventus 4-1. Dura lezione per i ragazzi della Juve, forse un po' esagerata. Vittoria meritatissima del Manchester, un po' forse esagerata la proporzione. Diciamo che se fosse finita 2-1, 3-2 non ci sarebbe stato poi così non sarebbe stato scandaloso. Però insomma, il Manchester che dimostra che ancora una volta tutto il calcio inglese sia troppo avanti rispetto a quello italiano a livello giovanile. Insomma, credo che sia abbastanza netto la differenza. E insomma, c'è poco da dire: la rete della Juve è stata segnata da Nicolussi Caviglia. Manchester è partito subito a bomba, ha fatto due gol, pronti via. Nicolussi Caviglia è riuscito a trovare il gol. Sono ribattuta su un tiro di McCune. Il gol del 2-1 sembrava aver riaperto le speranze per i bianconeri, ma poi un'altra incertezza di Serrao. I primi tre gol sono veramente c'è tanta responsabilità di Serrao. Mi spiace dirlo, ma è un ragazzo che sto vedendo troppo insicuro, che combina troppi pasticci. E parlo anche a livello di partite di campionato. Ho visto troppe partite di campionato dove gli errori di Serrao alla fine sono stati pagati a caro prezzo. È chiaro che poi sul 3-1 la Juve si è buttata avanti e non è riuscita a trovare la via del gol che avrebbe riaperto la partita. Il Manchester ha avuto una catervata di occasioni in contropiede veloci. Poi alla fine hanno trovato il 4-1 quando ormai la partita, insomma, volgeva piano piano, mestamente al termine. Batosta che pesa fino a un certo punto, perché quando è stato sorteggiato il gruppo si sapeva che gli ottavi erano probabilmente utopia, si doveva puntare a provare a qualificarsi per i sedicesimi, e la Juve è ancora avanti su questa cosa. Chiaramente bisognerà fare risultato col Valencia e col Salisburgo e con lo Young Boys, squadre alla portata di qualsiasi risultato. Credo che la Juve ce la possa fare, deve impegnarsi al massimo i ragazzi per tentare questa impresa. Ricordiamo che la Juventus nella sua storia in Youth League è riuscita una volta sola a qualificarsi per i sedicesimi, tra l'altro poi avendo una sfortuna incredibile perché beccò l'Ajax, andò a giocare ad Amsterdam e fece, ovviamente perse, tra l'altro non meritando del tutto. Quindi c'è anche una questione di fortuna per quanto riguarda i sedicesimi, ma intanto quello deve puntare la Juve ai sedicesimi. E poi sperare ovviamente in un sorteggio benevolo, questo è chiaro. Ragazzi, chiudo qua il mio video, vi auguro una buona serata e fino alla fine, forza Juventus!